Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi vi farò un unboxing di alcuni prodotti che mi ha mandato gentilmente il brand Silk Silky. Silk Silky è un brand che produce indumenti, quindi pigiama, canottierine, camicettine, eccetera eccetera, e vari accessori tutti in pura seta, e sono super contenta di poterli provare, perché comunque io adoro la seta. È morbida, ipoallergenica, antiallergica, è fresca e poi anche molto versatile. Infatti, che ne so, una camicetta si può usare sia in modo un po' più sportivo che anche in modo un pochino più casual. E vediamo che cosa mi hanno mandato, perché appunto mi avevano chiesto una lista di prodotti da scegliere e quindi li vedremo insieme. Dunque, il pacchetto mi sembra anche un po' piccolino rispetto alle cose che avevo scelto io. Comunque è questo qui, nero, con questo logo argento. Ah, tra l'altro qui sotto vi lascio anche il mio codice sconto, quindi se poi volete acquistare qualcosa con il mio codice avrete anche uno sconticino del 10%, che non è male. Allora, apriamo subito il pacchettino. All'interno, ecco qua come si presenta. Dunque, troviamo intanto questo qua, che è la garanzia appunto che vi dice che tutto seta al 100%. Poi abbiamo questo qua, che non ho capito che cos'è sinceramente, non lo so, è una, come si dice, è una frase in inglese che adesso non voglio tradurre. Poi troviamo, ecco, sì, le cosine che ho scelto. Allora, intanto troviamo questo qui, che è uno scrunchie, l'ho preso rosa e sono contentissima perché da quando sto utilizzando, però l'ho preso da un altro brand, il cuscino di seta. Ragazze, credetemi, io la mattina non ho più i capelli così come una pazza, ma sono un essere umano e non mi sveglio con tutte le striature sul viso del cuscino, quindi anche per la pelle fa bene. Io adesso ho solo quello lì, ma quindi ogni volta mi tocca lavarlo a mano ogni tanto, perché comunque va lavato, però provate il cuscino di seta perché è una cosa meravigliosa. Comunque, tornando a noi, quindi qui abbiamo lo scrunchie, eccolo qua, si vede? È stupendo, intanto mi piace un sacco il colore, poi devo dire che ha una bella presa, quindi ha proprio un bel grip, rimane nonostante sia seta, cioè non scivola, ma rimane bello bello attaccato ai capelli, contando che io ho fatto solamente due giri. E la cosa anche bella è che se voi vi fate la piastra, vi sfonate, poi vi andate a mettere l'elastico di seta, comunque non vi rimangono i capelli segnati, o comunque magari può essere un pochino segnato lì per lì, ma non è un segno duro, quindi dopo un po' vi va via. È un segno morbido e non vi va a stressare il capello come gli elastici, quelli classici, quelli insomma normali. Poi dopo un po' sicuramente si allenterà, però basterà lavarlo e ritorna appunto nella sua dimensione e formato normale. Prodotto immancabile, che in realtà io ho, me le riporta mio marito dai viaggi in aereo, quindi sorvoliamo. Comunque immancabile la mascherina, tutte dobbiamo avere una mascherina, e quante volte mi avrebbe potuto salvare la vita. Ora esagerato, comunque vabbè. Allora, questa qui l'ho scelta sempre rosa, giustamente, in pandan con elastico, ed ha questo bordino nero dentro, è nera, e c'è questo elastico qui che vi aiuta poi a, insomma, a personalizzarvi la dimensione, come si dice, a regolarvi la mascherina. Posso dire che è morbidissimissimissima, vedete, si vede anche dal video, cioè vi dà proprio questo effetto di, non so, soffice come una piuma. Adoro. Ho anche già postato un video di un altro brand, la loro seta mi piace molto, ma per il momento, dico solo per il momento, questo qua mi sembra migliore, perché mi sembra l'altro un pochino più grezza, un pochino più, no, ruvida, è un po' più grezza, semplicemente. Questa, o almeno per quanto riguarda la mascherina, è super super morbida. Adesso la vado a provare, anche se onestamente mi dispiace perché sono truccata, però vabbè, vediamo. Fantastica. Fantastica, non vedo niente ovviamente, non che io mi aspettassi di vedere qualcosa, ma più che altro volevo sentire com'era sul viso. Ok, ed è veramente delicatissima, cioè non si sente, è
Favolosa, non vedo l'ora di provarla. La metterò stanotte anche se buio pesto, tanto, tanto per. Terza ed ultima cosa, adesso io non so come farò a mostrarvela perché sono una che insomma non mi piace tanto mostrarmi, insomma, soprattutto il corpo, sono un po' vergognosa. E allora è questo qui che è praticamente un vestitino, ma diciamo è più un baby doll, questo colore rosato cipriato, molto molto morbido, molto carino, ed ha appunto, vedete qui, scusate, ed ha qui delle applicazioni, questi sono glitterini, sono strassettini, niente di che, e poi dietro è così, che ha questi lacini. Io ho preso la taglia in base appunto alle mie misure, la S. Ovviamente tutti questi prodotti che avete visto, quindi dalla mascherina a questo qua che adesso ve lo mostro indossato, vanno lavati a mano. Comunque adesso lo proviamo. Eccomi qua con l'abitino indossato, è carino, peccato che io ho sbagliato il colore, infatti questo cipria mi spenge proprio, forse dal sito credevo fosse un pochino più acceso, un pochino più pastello, quindi mi stesse meglio. Queste applicazioni non mi fanno impazzire, tra l'altro l'ho appena stirato e qua sopra ovviamente non ci ho passato sopra perché avevo paura di scollarle con il calore. E niente, la taglia è troppo grande, infatti se lo prendete vi consiglio di acquistare una taglia sotto. Io in genere sono XS, ho preso la S perché dalla loro tabella mi sembrava la misura adatta, ma vedete che qui è grande, qui all'altezza dell'ascella sotto qua, e anche il dietro, se riuscissi a farvelo vedere da qualche parte. Ecco qua, vedete che questa parte qui mi penzola proprio, nonostante io l'abbia legata dietro, super stretta, però proprio non ce la facciamo, niente. Il tessuto è molto morbido, molto fresco, molto confortevole, proprio una carezza, è bellissimo e niente. Vedete com'è proprio leggero, è veramente liscio, confermo quello che ho detto prima, ovvero che questo brand, questa seta qua, è proprio super delicata, super super morbida. Bene ragazzi, io spero di avervi fatto conoscere questo brand, perché a me piace veramente un sacco la loro seta. Comunque vi ricordo che giù in info box vi lascio anche il mio codice sconto per avere un 10% di sconto. A questo punto però vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, lasciare un bel like di supporto al video e a presto, bye bye.